Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul canale. Video haul dedicato ai saldi, agli acquisti fatti con i saldi. Sarà un video mix, misto. Ci sarà anche più abbigliamento del solito, perché ovviamente con i saldi ne ho approfittato per fare soprattutto acquisti di abbigliamento, perché sì, magari qualche sito che solitamente non fa sconti con i saldi, anche per quanto riguarda make-up e skincare, c'è, e allora se ne approfitta, ma altrimenti insomma le promozioni le troviamo un po' tutto l'anno, quindi gli acquisti poi vari che faccio di beauty appunto dipendono un po' dagli sconti che trovo generalmente di solito. Non ho visto proprio qualcosa di particolare per i saldi e quindi niente, vi mostro questi acquisti misti. Spero come sempre che il video vi piaccia. Nel caso non dimenticate di lasciare un like, un commento, di iscrivervi al canale e di venirmi a trovare anche su Instagram. Allora, iniziamo subito dal primo sacchetto di Yamamay, dove in realtà ho messo anche questo top, questa sì, maglietta senza maniche per l'estate di Intimissimi, che ho trovato molto molto carina. Questa ve l'ho mostrata indossata anche su Instagram. Non riesco a fare video try on haul anche perché sono impegnativi, non ci riesco molto, però quando posso vi faccio vedere magari come sta appunto indossato un abito su Instagram. Vi lascio sempre le storie salvate in evidenza, così eventualmente potete vederlo lì. E questo appunto è un top. Come li chiamano queste magliette? Non lo so, non so mai bene come definirli, perché ormai li chiamano tutti top. Per me il top era quello corto con la pancia scoperta, che è tornato di moda, ma che ovviamente alla veneranda età di 36 anni non utilizzo più. Invece questa è proprio appunto una maglietta senza maniche con questo scollo a V, molto carina, mi è piaciuta subito e mi è piaciuto molto anche il colore, perché questo rosa pesca molto bello, che mi piace con i miei toni. C'era in realtà anche di un bel blu elettrico, avevo pensato eventualmente di prendere anche lei. Passando invece proprio a Yamamay, ho preso questo pigiama, sono entrata proprio in negozio perché ho visto questo pigiama indossato sul manichino e mi ha colpito subito. Tra l'altro questo non so neanche se fosse in saldo, e mi sembra neanche l'altro pezzo poi che ho preso da Yamamay, tipico, uno va per i saldi, poi piace la cosa non in saldo, ovviamente, però questo pigiamino mi ha colpito subito perché innanzitutto in questo bel giallo canarino molto acceso, sapete che a me questi colori accesi piacciono sia nel make-up ma anche nell'abbigliamento, perché con i miei colori di capelli scuri, occhi scuri, carnagione chiara, secondo me sono belli, risaltano molto, fanno contrasto. Ha lo scollo a V, ma la cosa bella è che la parte finale delle maniche ha questa rifinitura simil seta con questa fantasia floreale, che poi è ripresa dal pezzo forte che è il pantaloncino, che trovo carinissimo, molto primaverile estivo, questo perfetto per la primavera estate. Mi ha proprio colpito e sono entrata in negozio proprio per quello. E poi ho visto lì in negozio, già che ero entrata per il pigiamino, questa bellissima canotta top, come lo vogliamo chiamare. Guardate qui che bella, anche questa è fatto proprio seta, morbidissima. Io adoro questi tessuti, veramente li adoro, poi sono comodissimi perché non si stirano, un po' come le camicie di Zara, ecco. Guardate che bello, di questo fucsia sempre acceso, questi colori. Mi conquistano subito, sta anche molto bene con questo rossetto, insomma molto molto bello, il colore mi piaceva tantissimo, veramente carinissimo questo top. Quindi devo dire che questi acquisti, tutti piccoli acquisti, top, insomma maglie così, però mi hanno colpita subito, e quindi sapete, sono proprio quegli amori a prima vista che uno poi è contento di aver preso perché l'hanno colpito subito. Invece adesso vi mostro degli acquisti che ho fatto in un outlet, uno store, adesso non mi ricordo neanche il nome, che ho scoperto per caso. Sono entrata così perché ho visto questa insegna, ho detto ma vediamo che cos'ha,
E l'ho trovato abbastanza carino perché appunto ci sono vari capi di abbigliamento piuttosto che borse, scarpe, anche di brand più costosi, alcuni anche più economici, molto misto, molto vario, e sono praticamente abiti, abbigliamento che viene rivenduto a dei prezzi veramente esigui, piccoli anche per brand più costosi, perché sono i classici capi scartati perché magari hanno un difetto di fabbrica, perché sono stati utilizzati una volta, magari per una sfilata, per vari motivi, e quindi vengono rivenduti a un prezzo molto molto più basso rispetto a quello di vendita normale. E anche qui ho trovato tre cose molto molto carine. Ho preso anche qui questa maglia senza maniche, top senza maniche, questo è di mango, questo di mango, secondo me è carino, di questo color rosa cipria, questo rende molto di più indossato, è veramente delizioso. Poi l'ho trovato anche un po' particolare con queste rifiniture delle perline, e anche fatto così, quasi un po' sfilacciato intorno al collo, le maniche, insomma carino. Poi ho preso anche questo, vedete, maglioncino, in realtà di cotone, non è pesante. Questo non so di che brand sia, Camaïeu, non lo conosco, però il maglioncino mi è piaciuto tantissimo. Anche qui, questo è lungo, perché sono proprio comodi, perfetti proprio così, quando si vuole qualcosa di carino, ma non di impegnativo. Infine ho preso un paio di jeans. Questi sono dei jeans di Trussardi, vedete? Trussardi jeans modello Mom. E io amo il modello Mom nei jeans, di solito anche negli store come H&M acquisto spesso il modello Mom perché mi piace tanto. E questi sono davvero carini, su, mi stavano bene, insomma, mi piacevano. E avevano la particolarità di questa striscia rosa laterale, che l'ho trovata molto molto carina. Poi questi pantaloni di contatto, l'avevo già sentito questo brand, ma non avevo mai preso nulla. Scontati sì al 20%, secondo me carini, è un classico modello proprio di pantalone, perfetto proprio da tutti i giorni. Li ho presi perché vabbè, mi piaceva la vestibilità e anche il colore, perché l'ho trovato un po' diverso dal solito, questo carta da zucchero, ha un colore un po' diverso dai miei soliti jeans, dal pantalone nero. Scusate, c'è un allarme che continua a suonare, smette, poi suona fuori. Comunque, è appunto un colore diverso dai vari colori dei jeans, piuttosto che dei pantaloni neri, o anche un pantalone chiaro, crema, però di questo colore non penso di aver mai avuto un pantalone. E mi è sembrato appunto un colore diverso, ma allo stesso tempo sfruttabile, non difficile. Perché i colori poi che legano molto nei pantaloni tendo ad evitarli perché poi alla fine faccio fatica un po' ad abbinarli, preferisco qualcosa che so che vada bene un po' con tutte le mie camicette, i miei maglioncini, che sapete sono un po' la mia passione nell'abbigliamento. E questo secondo me è un colore abbastanza sfruttabile, che sta bene con vari modelli, con vari colori, ecco, di maglie e camicette. Passiamo alle grandi catene come H&M e Zara. Non è che abbia trovato tantissimo in realtà, sono andata sia proprio nel negozio fisico, ho spulciato un po' anche tutto il sito online e non è che abbia trovato chissà che. In realtà ho fatto poi ancora un ordine. La cosa buona è che veramente si acquistava a dei prezzi stracciatissimi, soprattutto online, o se avete la tessera avete accumulato dei punti, perché a un certo punto avevo un po' di buoni da 3 euro. Avevo, io, ho ancora, non li ho ancora terminati, buoni da 5 euro per i capi che ho portato da riciclare, ogni volta danno il buono da 5 euro, c'era un 15% extra su un capo di abbigliamento in saldo, quindi oltre agli sconti, più tutti questi buoni, veramente si portavano via a prezzi quasi proprio minimi. Allora, in negozio ho trovato solamente questa camiciatta, questo toppino molto carino, bianco, un po' tutto svolazzante, e la particolarità è dietro con questo intreccio sulla schiena, molto bello, molto semplice, ma veramente carino, mi è piaciuto tanto. Poi anche il bianco è un colore che mi piace. Non so se questo fosse scontato.
Costa 19,99, ma io non vedo sconti, non mi ricordo sinceramente. No, ho utilizzato il buono, ecco, per prendere questo, ma non era scontato, ovviamente, capo della nuova collezione. Adesso ve l'ho mostrato anche indossato su Instagram, perché ho preso queste due cose senza neanche provarle. A parte il caldo pazzesco di questi giorni, in più una coda lunghissima ai camerini per pagare. Per fare una cosa veloce, ho preso così, sono andata un po' sulla mia solita taglia e l'ho preso e devo dire che è carino. A me è piaciuto. Appunto, è un vestitino e sconta al 30% questo, da 32,95 a 22,95. Era l'ultimo rimasto, fortunatamente, nell'XS, nella taglia che andava bene a me, e ovviamente capite che questo rosa confetto mi ha catturata subito. Non un paio di pantaloni, questi invernali, da tuta, insomma, pantaloni felpati. Questi da 17,95 a 9,95 sono bellissimi. Anche su indossati mi piacciono un sacco, veramente tanto. Peccato che non ci fossero anche neri, erano rimasti solo questi, in questo colore, nella taglia S, basta, non c'era nient'altro, erano proprio lì loro da soli insieme a questo vestito, quindi trovati per caso, perché poi immaginate il macello che c'è da Zara con tutti che toccano e mettono le cose sparpagliate. Infine, per quanto riguarda Zara, ho fatto anche un ordine online per prendere un solo capo di abbigliamento, ho pagato le spese di spedizione, ma tanto le spese di spedizione gratuite con 50 euro di spesa valevano solo se i capi non erano in saldo. Con i capi in saldo si pagavano comunque, non ho capito perché. Vabbè, fatto sta che almeno ho ammortizzato le spese di spedizione con lo sconto, perché questa mi piaceva veramente tanto, ma appunto il negozio non c'era. E ve la mostro adesso perché mi è arrivata proprio oggi. E si tratta di questa, ovviamente, camicetta, ennesima camicetta di Zara perché ne ho poche. A me questo tessuto piace tantissimo, lo trovo veramente comodo, bello e fa la sua scena. A poco queste camicette fanno veramente la loro scena e mi piaceva questo verde acqua con questi fiori rosa, in questo caso al colletto, quindi si chiude fino in alto perché alcuni invece hanno lo scollo a V. Poi tra l'altro cosa stupenda, come sappiamo, è che non si devono neanche stirare queste camicette, basta appenderle. E a me poi piace portarla un po' aperta, comunque molto carina, mi piaceva proprio questo verde acqua con rosa, sono maglie enormi, sono camicie enormi anche nella taglia piccola, però portate nel jeans sono stupende, veramente belle, io le adoro, mi ci trovo benissimo per tutti i giorni, le sfrutto un sacco, quindi ne ho approfittato subito. Costava 29,95, mi sembra che in saldo era 19,95, poi ovvio, ho pagato le spese di spedizione, ma comunque l'ho pagata sempre meno che a prezzo pieno. E la trovo carina, ma è l'unica cosa che ho trovato online. Terminiamo poi con un paio di scarpe, con i vestiti ho finito. Dovete sapere che io sono una appassionata, folle, amante delle scarpe ballerina, che so essere molto criticate, questa cosa non è molto condivisa, so che sono anche parecchio prese in giro come scarpe, invece io le adoro, le trovo molto femminili, molto carine, molto sfruttabili e molto comode. E ho visto queste scarpe di cui mi sono innamorata subito e sono queste ballerine, secondo me deliziose perché nere classiche, molto molto sfruttabili, le ho pensate anche nere un colore non estivo perché queste le utilizzerò soprattutto da anche settembre in poi, poi dalla primavera, ok, però anche da settembre perché adesso utilizzo più che altro i sandali. E mi sono piaciute tanto, però, perché nella loro semplicità, pur essendo nero, sono originali, con questa catena, vedete, con dei brillantini, bellissime. A me sono piaciute tantissimo da subito, indossate sono ancora più belle. E poi per me sono perfette perché sono delle ballerine molto comode, perché a volte le ballerine, se sono rigide, mi distruggono i piedi. Io ho dei piedi che sono tremendi, 99 scarpe su 100 mi fanno male e invece ho imparato che questo modello di ballerina elastico, vedete che rimane così morbido se non si tira,
è quello, è l'unico che non mi fa mai male e quindi sono anche comodissime e sono veramente deliziose. Quindi sono felicissima di aver preso anche queste scarpe, tra l'altro quasi al 50% di sconto, le ho pagate proprio a un prezzo fantastico. E terminiamo con una borsa, perché una borsa nei saldi era praticamente d'obbligo, no, scherzo a parte. In realtà una borsa di questo modello, ecco, fatta in questo modo, la stavo cercando, ma io faccio sempre fatica a trovare delle borse che mi piacciono, dei modelli che mi piacciono, o comunque no, alcuni modelli mi piacciono, però poi non sono comodi, non li trovo funzionali per tutti i giorni, perché ho bisogno anche di qualcosa che sia comodo per tutti i giorni, quindi magari un modello è bellissimo, però per me è veramente scomodo. E ho trovato questa borsa che, a parte che anche qui mi ha colpita subito per il colore, e mi è piaciuto molto anche il modello. Io utilizzo tantissimo le borse tracolla. Il problema è che alcune borse tracolla, a volte le prendo anche, ma sono un po' piccine, quindi poi non mi sta nulla, all'interno. Le borse, anche le shopper non mi dispiacciono, però sono a volte un po' troppo ingombranti. Preferisco qualcosa che ho tracolla ed è più comodo. E questa secondo me era una dimensione classica, media, che potesse andare bene, no, ovviamente non è che ci posso far stare il mondo, però un po' più cose delle borse che avevo già. E l'ho presa da Guess, penso si sia visto dal sacchetto, ed è questa borsetta anche qui in color rosa cipria. Guardate che carino, il colore mi ha fatto innamorare, vabbè, ovviamente ha la tracolla, però la cosa bella che quando magari non so, passeggio, non sono sempre di fretta di corsa e non ho bisogno di praticità, si può tenere anche così. E guardate che carina, è deliziosa questa borsetta, veramente. Adesso la luce non rende molto questo rosa. Esteticamente mi ha fatto innamorare subito e ha, vedete, questa dimensione né piccola né grande, però un po' di cose ci sta, 40% di sconto. E questa è una bellissima borsa da primavera estate, insomma, ad un ottimo prezzo, secondo me è una borsa veramente deliziosa. Come mi avete detto, io non avevo mai acquistato nulla di Guess, sicuramente non borsa, solo uno zainetto di Guess. Mi avete detto che durano tantissimo le borse di Guess, quindi sono molto contenta. Insomma, sono felice perché mi piace tantissimo comunque questa borsa e sicuramente è molto pratica e è un modello appunto di quelli che piacciono a me, che sfrutto tutti i giorni. Concludiamo con pochi acquisti beauty, che tra l'altro sono ancora degli arretrati, perché avevo preso questo rossetto di Clio Makeup, un Creamy Love, non con gli ultimi saldi recenti, ma con degli sconti già di un mese passa fa. Ultimamente avevo preso anche questo Creamy Love nella tonalità rosa indiano. Io non so perché mi ero persa questi colori dei Creamy Love di Clio, guardate che meraviglia di colori molto molto nelle mie corde e volevo assolutamente recuperare anche una gioia che è un altro colore che non so, quando ci ho fatto caso mi sono accorta che mi piaceva tantissimo. Guardate che bello anche questo, un bel rosa acceso, un bellissimo rosa acceso, mentre questo, vi faccio vedere la differenza, ha proprio anche del ciclamino. Del, non so, sì, all'interno come del viola chiaro, particolarissimi. Sono due colori anche molto molto particolari e che mi piacciono davvero, davvero tanto, almeno visti così. Poi ovviamente li devo ancora provare, ma sono due colori che sento molto nelle mie corde. Poi sapete che, o almeno chi ha visto in precedenti video, vi avevo mostrato il nuovo bronzer di Charlotte Tilbury in crema, il Beautiful Skin, nella tonalità medium. Non l'ho ancora provato, anche perché sto aspettando, sto terminando qualcosa che ho già utilizzato di bronzer in crema. Intanto ho visto il prezzo buono di questo prodotto su Calbeauty, perché parte già da un prezzo inferiore che su Sephora, sul sito ufficiale, in più c'era il 20% di sconto. A 30 euro qualcosa l'avevo preso, ma non l'ho ancora appunto utilizzato. Calbeauty adesso ha fatto anche la raccolta punti, per cui facendo gli ordini si accumulano di punti e poi si hanno dei buoni sconti. Con questo ordine ho accumulato un buono da 5 euro, mi sembra, meglio di niente. E con quell'ordine, poi non so perché non ve l'avevo mostrato, forse mi erano arrivati separati.
Mi ero dimenticata, non lo so. Comunque, ho preso, visto lo sconto, e queste si trovano solamente o su Look Fantastic o su Cult Beauty, ma era più conveniente su Cult Beauty. Uno dei blush liquidi di Laura Mercier, il Tinted Moisturizing Blush, sì, un blush in crema, in tubetto. L'ho preso perché io ne ho sentito parlare non bene di più da alcune YouTuber straniere. E sapete che dove sento parlare bene di blush mi si rizzano le antenne. Anche Laura Mercier non è mai stato un brand che mi abbia mai ispirato particolarmente. Devo dire la verità, anche la famosissima Cipria a me non è piaciuta, però questi blush mi sembravano molto molto interessanti da provare, visto l'entusiasmo che veramente hanno le YouTuber straniere su questi blush, messi sempre tra i migliori blush esistenti. Io ho scelto ovviamente un colore delle mie corde, Parasol. E niente, vedremo se è veramente così fantastico come dicono. Fatemi sapere se lo volete vedere all'azione. Infine, vi mostro velocemente questi acquisti di Clinique che ho fatto con una svendita su Privalia. Ciao Nicoletta, grazie per avermelo detto, anche perché non mi ero mai iscritta a Privalia alle loro svendite, non le seguivo, e invece dopo avermi segnalato questa, poi mi sono iscritta, così adesso mi arrivano anche tutte le mail con le varie svendite di Privalia. E quella volta appunto la svendita era su Clinique, e ho fatto quest'ordine perché finalmente potevo provare questi blush di Clinique che voglio da non so quanto, che esistono da tempo, non li avevo mai presi e praticamente erano diventati quasi introvabili. O a volte si trovava qualche colore, ma veramente pochi, e non c'erano mai colori che piacevano a me. Invece, li ho trovati finalmente in tonalità che mi piacciono e a prezzi piccini, pagati 12 euro. Allora, uno è un chic pop classico nella tonalità rosy pop. Ed è questo, hanno questo pack, sì, di plastica, è un po' come l'illuminante, che sapete mi fa letteralmente impazzire di Clinique, uno dei miei illuminanti preferiti della vita, con questa cialda a fiore, e questa è una tonalità rosata, che sembra molto molto carina, è setosissimo, veramente setosissimo, vedete, ha un bel colore rosa, che bello. Non è comunque opaco, diciamo che è un satinato, bellissimo, veramente carinissimo. E l'altro colore che ho preso è Ruby Pop, questo è un Cheek Pop Pearl, quindi questo dovrebbe essere ancora più luminoso. Questo è sì, comunque non è matte, ecco, vedete che ha una sua luminosità, ma questo dice che è Pearl. Sì, è ancora un po' più luminoso, però insomma, neanche più di tanto rispetto all'altro. Scusate, questo è il colore, questo rosato, questo è più quei colori molto estivi che danno l'effetto proprio arrossato, bellissimo. La texture è favolosa, sono veramente seta al tatto. Sono felicissima di averli presi a questo prezzo stracciato, perché li desideravo da una vita da amante dei blush. E poi ho aggiunto un prodotto per non pagare le spese di spedizione, perché se no non mi conveniva, pagavo più per le spese di spedizione. E ho scelto un prodotto di skincare. Ho preso questo bidone, perché è enorme, di lozione, la Revitalizing Lotion, questa lozione rivitalizzante che dovrebbe donare eclat, luminosità, quindi mi ha attirata subito. Lozione rivitalizzante, provato contro le allergie, privo di profumo al 100%, come tutti i prodotti di Clinique. Poi difficilmente i prodotti di Clinique a me non piacciono, vedete che c'è un sacco di prodotto, 200 ml. È una lozione lenitiva, priva di alcol, che dà energia e idratazione alla pelle per mantenerla morbida e luminosa. Nel tempo raffina la texture cutanea, priva di oli, quindi mi è sembrata interessantissima. C'era anche nella versione rosa. E bella, bella, mi piace. Un prodotto che mi attira particolarmente. Ho terminato. Devo dire che sono molto contenta di questi acquisti, comunque, che ho fatto con i saldi per quanto riguarda l'abbigliamento. Poi, vabbè, le varie promozioni beauty, insomma, quelle, se sono interessanti, sono imperdibili. Spero che il video vi sia piaciuto. Se così fosse, ovviamente, vabbè. Ci saranno futuri video con i vari acquisti in periodi saldi e non, per quanto riguarda soprattutto il beauty. Se volete, ci vediamo prestissimo in un prossimo video. Vi mando un bacione grandissimo, alla prossima, ciao!